Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere cosa è successo nelle ultime due gare di ciclocross. Siccome sono ritornati, come vi avevo già anticipato nel video di settimana scorsa, a correre Pidcock Vanderpool, doveva iniziare a correre anche Van Aert, ma per dei piccoli problemi non è riuscito ad iniziare. E se questi video tema ciclocross vi piacciono, vi consiglio di condividerli il più possibile con i vostri amici, che vi piace anche a loro la specialità, in modo da poter riproporre ogni settimana questo tipo di contenuto. Ma ora non dilunghiamoci molto in chiacchiere, andiamo a vedere cosa è successo nella gara di Kortrijk e nella gara di Wüst. Call me Bucky Nickers, lucky that I'm innocent. If I didn't have no morals, I'd be menacing. How a nigga rapping conscious, but he ignorant. How he find a hood, but still gon' go legitimate. How he fuck a bunch of bitches, but they still respect the women. He's the rolling, it's another. He just got the windows tinted. Homie stab me in the back, and that can never be forgiven. And my palms been itching, man, I like the superstition. Gara del sabato a Kortrijk di X02 Trophy doveva essere l'inizio di Van Aert in questa stagione 2022-2023 di ciclocross, rientro ovviamente tanto atteso del campione nazionale belga, che per un problema fisico ha dovuto rimandare alla prossima settimana il debutto nella gara di Kortrijk. Mancava anche Schweck, che si è fatto ben notare in molte gare in questa stagione, vincendo già 4 gare, e in mancanza di loro abbiamo comunque visto una gran bella gara, perché a vincere poi alla fine è stato Tom Pidcock, che questa è la sua prima vittoria con la maglia da campione del mondo nel ciclocross. Pidcock, che in realtà di vittorie con la maglia di campione del mondo ne aveva anche già fatte, perché ha vinto giusto qualche mondiale da juniores su ciclocross e cronometro, da under 23 ha comunque rivinto il mondiale sul ciclocross davanti a Dieserwit, e nella stagione passata l'ha rivinto nel ciclocross, e quest'anno, indossando per la prima volta la maglia di campione del mondo, è riuscito ad vincere a Kortrijk. Gara di Kortrijk che aveva un circuito pianeggiante ma molto bello da vedere, con tanti tratti da correre a piedi, dove c'era sabbia, dove c'era fango. Abbiamo visto sempre i soliti alla fine, che si era solo battagliata davanti, oltre a Pitco, che ha fatto gara a sé, perché dal secondo giro se n'è andato via ed è rimasto da solo fino all'arrivo, dove è andato a vincere. Ad inseguirlo però c'erano i soliti Van der Aar e Iservit, che ce l'hanno messa tutta fino all'ultimo giro per provare ad andare a riprendere Pidcock, e Van Turenhout, il campione europeo in carica, che ha provato a mantenere il ritmo degli altri due rivali, ma non ce l'ha fatta neanche lui, e negli ultimi giri si è dovuto arrendere, e quindi è arrivato poi quarto. Nella classifica finale, come vi ho detto prima, vincere è stato Tom Pidcock davanti a Lars Van der Aar e ad Eli Iservit, a seguire poi Michael Van Turenhout e tutti gli altri. Ma ora andiamo a vedere cosa è successo la domenica ad Wüst in Coppa del Mondo, perché dopo tanto tempo ritorna a correre il divino Van der Aar. Nella scorsa stagione che per lui sarebbe stata la quarta stagione con la maglia di campione del mondo addosso, è riuscito a correre solo 2 gare. Come vi avevo già anticipato nel video di settimana scorsa, che se non l'avete visto vi lascio il video qui in alto a destra per andarlo a rivedere, vi parlavo del motivo che lui non aveva corso dalla caduta che aveva fatto alle Olimpiadi. Nella prima gara che aveva fatto comunque si era piazzato terzo, se non ricordo male. Il giorno dopo che aveva corso in Coppa del Mondo se l'era battagliata con Van Aert nei primi giri, e poi si è dovuto ritirare, e poi non ha più finito la stagione. Questa è stata la stagione di Van der Poel 2021-2022, e proprio per questo è ritornato alle corse con tanta voglia di correre, con tanta voglia di vincere. Dunque è partito nelle posizioni più arretrate, ma già nel primo giro abbiamo rivisto un alieno correre assieme degli umani. Seppur Pidcock nella scorsa gara ha dimostrato una certa superiorità rispetto a tutti gli altri, Van der Poel è ritornato alla prima gara non avendo ritmo gara e ha dimostrato subito una certa superiorità. Sembrava addirittura che era lui quello che correva sempre e gli altri quelli che non correvano mai. La cosa che mi ha impressionato già da subito: il primo giro è partito aggressivo, dopo pochi minuti ha preso questa curva cattivissimo, è entrato all'interno degli altri, è passato davanti già a fine giro, poi era in testa al gruppo, ha fatto dei passaggi fuori di testa, infatti già dal primo giro ha tirato tanti jolly e è caduto anche 2 volte. Questo probabilmente è stato per la foga che aveva di correre, la voglia di andare davanti a far vedere a tutti che è lui più forte,
è stato anche perché sicuramente non aveva gonfiato benissimo le gomme e forse erano un po' troppo gonfie per il circuito che c'era, siccome c'era tanto fango. Dal terzo giro in poi, ovviamente ogni giro cambiava poi bici, con calma si è riportato davanti, intanto davanti c'era Pitco che comunque piano non stava andando, stava manenando davanti, e con calma si è riportato davanti, si è messo a fare il suo ritmo e da lì è iniziata un'altra gara. Pitcock, che è il campione del mondo attuale, ci ha provato a tenerlo, è rimasto là circa 10-15 secondi per un po', ma poi ovviamente non ce l'ha più fatta. Ad inseguire l'unico che riusciva a malapena a starci dietro a 20-30 secondi era Lawrence Beck, che avevo nominato prima, che quest'anno sta andando veramente molto forte rispetto alle scorse stagioni quando correva in Powell-Southern. E quindi Van der Poel va davanti, fa il suo ritmo e arriva in solitaria. Secondo, dietro di lui arriva Schweck e Van der Haar. Pitcock non l'ho nominato perché purtroppo nell'ultimo giro ha avuto un problema meccanico. In una contropendenza era già in seconda posizione, molto tranquillo, gli è partito il posteriore, ha leggermente scudato e non si sa come ha distrutto il cerchio e non ha neanche concluso la gara e si è ritirato. E quindi questa è stata la prima gara di Van der Poel. Da settimana prossima vedremo in gara anche Van Aert. Vedremo in gara anche Van Aert, Van der Poel e Pitcock, che ne vedremo delle belle, come avevo già annunciato nel video di settimana scorsa. E commentate pure qui sotto nei commenti cosa ne pensate del rientro di Van der Poel e cosa farà secondo voi in questa stagione 2022-2023 di ciclocross, perché secondo me ne vedremo delle belle e secondo me continuerà il dominio di Van der Poel e continuerà sempre di più a migliorare la sua condizione. E vi consiglio di condividere il più possibile questo video per far sì che questa serie di video sul ciclocross continua. E se questo video vi è piaciuto, non dimenticatevi di lasciare anche un bel like, e se non l'avete ancora fatto vi ricordo di iscrivervi al canale e accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video. E se lo fate siete dei grandi, e io vi saluto e ci vediamo alla prossima.